Questo programma è offerto da Bag, abbigliamento, accessori e calzature. Europa Elettronica, GZ International e GZ Arreda. Buongiorno cari amici telespettatori e benvenuti su Video Magazine. Nella puntata di oggi andremo a conoscere due aziende leader nel settore dei processi di efficientamento energetico. In particolare parliamo di Mateca e Vasco. Do il benvenuto al mio primo ospite di oggi, che è Claudio Regazzo. Buongiorno Claudio, benvenuto al Video Magazine, accomodati pure. Allora, Claudio Regazzo è, diciamo, il tecnico di Mateca. In che cosa consiste il vostro lavoro? Che cosa fate all'interno dell'azienda? Salve a tutti, sono Claudio Regazzo, il tecnico di Mateca, che non è altro che un laboratorio tecnico, culturale, operativo, altamente specializzato nel settore delle ristrutturazioni, ma più che altro facciamo interior e esterior design. A proposito di questo, mi parlavi prima di Innovative Green Solutions. In che cosa consiste questa nuova tecnologia? Beh, in sostanza noi facciamo un'attenta analisi dei prodotti che ci sono sul mercato per poterli poi applicare, e quindi di conseguenza l'analisi è trovare il prodotto più efficiente per poterlo poi applicare e farlo rendere in modo particolare. Quindi green perché è ecologico? Diciamo che green è un termine ormai sulla bocca di tutti. Sì, parliamo di ecologia, anche se nel caso specifico sono dei radiatori. Ma c'è radiatore e radiatore, quindi dalla nostra attenta analisi abbiamo scoperto e abbiamo trovato un partner come Vasco. A proposito di questo, mi dicevi prima che avete scoperto, diciamo, nello specifico qualcosa di totalmente innovativo. Che cos'è? Beh, diciamo che è una semplice soluzione, sempre dall'analisi fatta sul mercato dei vari prodotti esistenti, ho trovato questa tecnologia che, abbinata insieme al radiatore, abbiamo una performance importante per quello che riguarda diciamo l'intervento specifico dei radiatori Vasco inseriti in un contesto di sostituzione dei termoconvettori. Claudio, nel caso specifico, quale tecnologia innovativa avete trovato recentemente? Beh, da un'attenta analisi fatta abbiamo trovato sul mercato un prodotto di nuova generazione, un biomateriale che è una sintesi tra una biomassa di canapa e un legante di pappa reale. Posizionato nella nicchia dove accoglieva prima il termoconvettore, ci dà una prestazione energetica molto più efficace. Molto bene, ne parleremo meglio dopo nello specifico, soprattutto della connessione con i radiatori Vasco che tu mi hai già accennato. Prima di farvi conoscere il nostro secondo ospite, vi lascio a un breve messaggio promozionale. Il negozio di scarpe Don Diego vi aspetta in via Libertà 91 a Medicina, con tante novità uomo e donna. Angels ti aspetta per proporti un vasto assortimento tra i brand più cool di abbigliamento e calzature per bambini e ragazzi tra 0 e 14 anni. Stay tuned. Da Oxes trovi abbigliamento donna, borse e accessori con particolare attenzione alla qualità e unicità dei capi venduti. Vienici a trovare in via Libertà 69 a Medicina. Si sono ora uniti a noi Paolo Busetto, che è il direttore di Vasco Italia, e Barbara Calbucci, che è la consulente tecnica commerciale. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Allora Paolo, parto proprio da te. In quale ambito opera la vostra azienda? Di che cosa vi occupate? Grazie innanzitutto per averci dato l'opportunità di partecipare a questo bel incontro. Vasco è un'azienda che opera nel settore delle energie rinnovabili e fabbrica, sviluppa e commercializza tecnologie per il miglioramento del comfort abitativo nell'ambito dell'efficienza energetica, del risparmio energetico e dell'utilizzo razionale dell'energia. E quali sono i vostri clienti abituali o comunque i vostri potenziali clienti? I nostri potenziali clienti sono le famiglie, fondamentalmente italiane, che hanno intenzione di ristrutturare la propria casa.
ristrutturarla dando vita, mi dicevi prima in un modo che mi è piaciuto molto, ad un sogno che può diventare realtà. Il sogno di cambiare la propria casa in uno spazio di comfort. In che senso? Esattamente, in Italia viviamo in un paese dove ci sono grossomodo 28 milioni di abitazioni, tutte costruite attorno agli anni, dai 50 agli anni 80, e tutte queste hanno bisogno di interventi di efficientamento, ma soprattutto anche miglioramento sotto profilo estetico. Questa è la motivazione per la quale oggi a me non piace assolutamente più chiamare casa uno spazio abitativo ristrutturato, ma mi piace chiamarlo spazio comfort per semplice motivo. Per spazio comfort intendo un ambiente confinato, delimitato da pareti, quindi superfici opache, quindi muri, superfici trasparenti, dove all'interno di questi spazi possiamo introdurre delle nuove tecnologie che migliorano la percezione di benessere delle persone, delle famiglie nostre italiane. Quindi non possiamo più chiamarla casa, bensì spazio comfort, perché se pensate, vi do un esempio molto pratico, una volta la casa veniva riscaldata con la caldaia, quindi si utilizzava gas, oggi sempre di più caldaie di nuova tecnologia a condensazione, ma soprattutto pompe di calore, quindi il vettore energetico non è più il gas, bensì oggi energia elettrica. Quali sono altre keywords che possono fare capire ai nostri telespettatori di che cosa stai parlando, in cosa consistono queste trasformazioni nella pratica? Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a un'introduzione sul mercato di nuove tecnologie. Come appunto accennavo prima, le case non si riscaldano più col gas o col gasolio o precedentemente con la nafta, oggi si scaldano fondamentalmente utilizzando un vettore diverso che l'energia elettrica. Una volta le nostre abitazioni erano illuminate da tecnologia incandescenza, oggi sono illuminate fondamentalmente da tecnologia LED. Oggi all'interno delle nostre case, che noi definiamo spazi comfort, imperversa fondamentalmente l'elettronica, imperversa la domotica, tutte tecnologie che inserite, installate, progettate in maniera ottimale aiutano a migliorare la percezione di benessere delle famiglie italiane. Bene Barbara, vediamo ora le immagini di un intervento che si è fatto recentemente a Bologna di sostituzione. Sostituzione di che cosa? Cosa è successo? Sì, in questo specifico caso Mateca è intervenuto in una classica abitazione degli anni 70 sostituendo i vecchi termoconvettori con la nostra tecnologia a piastra, quindi con radiatori a piastra. Nelle immagini che stiamo vedendo si vede un operatore che smonta il vecchio obsoleto termoconvettore e libera la nicchia in cui esso era appunto alloggiato, e della nicchia vuota si occupa poi Mateca con le sue tecnologie. E cosa è successo nel passaggio della nicchia? Dopo aver smontato il termoconvettore non facciamo altro che risquadrare la nicchia, rirasarla e andiamo a fare l'applicazione di questo famoso pannello di canapa, che è quello che ci serve per fare il tamponamento e rendere più performante il nostro radiatore. Assolutamente. E prima mi parlavi appunto di un radiatore a piastra, che è quello poi che viene montato successivamente. Che cos'ha di diverso un radiatore a piastra rispetto ai classici radiatori? La tecnologia a piastra ci permette di avere rese termiche superiori utilizzando meno acqua, acqua che può essere anche a bassa temperatura, quindi assolutamente compatibile con le caldaie di ultima generazione, le caldaie a condensazione, oltre ovviamente ad avere un impatto estetico decisamente più gradevole rispetto ai classici radiatori a colonna. Ecco. Devo dire di sì, la differenza si vede assolutamente. E a proposito di acqua, girovagando sul vostro sito, sulla vostra scheda tecnica, mi ha incuriosito molto il termine frontale bagnato. E ho detto, ma in che senso? Non è che poi mi si allaga la casa, mi tocca chiamare l'idraulico? No, in realtà è un enorme vantaggio e significa che nei nostri radiatori la lama d'acqua passa attraverso la piastra, quindi proprio subito dietro alla superficie della piastra, e questo aumenta in modo esponenziale lo scambio termico e quindi la resa stessa del radiatore. Ok, adesso è tutto più chiaro, grazie. Paolo, qual è la differenza tra tecnologia e prodotto? La differenza è molto semplice. L'azienda Vasco, come avete potuto modo di vedere, sviluppa, fabbrica e commercializza radiatori di design. Mateca ha sviluppato questo nuovo concetto di
pannello posteriore coibentato per migliorare la prestazione energetica, ed è proprio dalla condivisione di queste due esperienze che nasce questo nuovo sistema innovativo radiatore pannello. Quindi possiamo dire che tecnologia e prodotto si fondono nel momento in cui, nello specifico, Mateca e Vasco collaborano insieme. È giusto, Claudio? Che cosa vi accomuna? Cosa ci accomuna? Ci accomuna la vision, alto prodotto, performante e grande tecnologia e grande professionalità nell'applicare questo prodotto, che è Mateca. Nello specifico, in questa clip che cosa sta succedendo? Beh, guardi, io mi commuovo. A parte gli scherzi, in questa clip possiamo vedere come finalmente le vecchie nicchie che hanno caratterizzato per 40 anni l'alloggiamento dei nostri radiatori, come avevano detto prima i miei colleghi, vengono riempite. Abbiamo questo miglioramento della performance energetica della parete posteriore, che fino a ieri era oggetto di dispersioni incredibili, e soprattutto tiriamo fuori il radiatore e facciamo una bellissima soluzione a filo, migliorando l'aspetto estetico della casa. Questo finalmente è il momento in cui possiamo dire benvenuto Spazio Comfort. Passo ora il microfono a Mateca, che commenta la clip finale con il logo Vasco. Ecco qui, Valentina, vedete che il lavoro è terminato e si identifica benissimo che Mateca vuole essere un punto di riferimento per chi considera l'unicità un valore, soprattutto per chi è attento alla qualità della propria vita e delle persone. E quindi, come diceva Paolo, benvenuto allo Spazio Comfort. E cosa possiamo dire in conclusione? In conclusione possiamo dire che sempre di più, nel nostro immediato futuro, le persone non comprano i prodotti delle aziende che producono, ma si innamorano e si appassionano se gli spieghiamo il perché le aziende fanno quei prodotti. Mi è piaciuta moltissimo questa tua interpretazione, mi ha rilassato e soprattutto coinvolto anche solo ascoltandoti. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi e a voi spettatori do l'appuntamento alla prossima puntata. Ciao!